Ciao amici, io sono Andrea e bentornati sul mio canale The Micro Lab. Bene ragazzi, progetto di questa settimana, visto che siamo tutti a casa e siamo tutti a casa a cucinare, una bella spianatoia. Ora sigla e poi vediamo come l'ho realizzata. Bene ragazzi, il video di questa settimana è dedicato a Luca e Margherita, due nostri carissimi amici. Andiamo spesso a casa loro e cucinano veramente molto bene. Quindi abbiamo pensato di fargli questo pensiero, abbiamo pensato di fargli una spianatoia. Dall'idea ho cominciato a dare un'occhiata su internet, su Pinterest, su vari siti, per trovare un'idea un po' originale, un po' carina. Però poi in effetti erano un po' tutte uguali queste spianatoie che vedevo. A quel punto, insieme a Flavia, ci è venuta, secondo me, un'ottima idea. Inserire lateralmente queste parti qui che abbiamo stampato con la nostra stampante 3D. Sono delle ravioliere, praticamente delle forme per poter poi fare i ravioli. Ci si stende la pasta, si inserisce il ripieno, si richiude con la pasta e poi spianandole praticamente vengono tagliate a forma di raviolo. Vi dicevo, le ho stampate con la mia stampante, la Ender 3 Pro, stampate in PLA, sono lavabili, si possono staccare, togliere e reinserire. Ragazzi, come vi stavo dicendo prima, questi qui li ho scaricati da Thingiverse, quindi vi lascio il link qui sotto in descrizione, anche perché non è un oggetto che ho realizzato e disegnato io, ma è stata un'altra persona a farlo, quindi è giusto che anche lui si prenda i meriti. Vi lascio qui sotto in descrizione il link. Vi dicevo, ho utilizzato abete e faggio, dei listelli di faggio, per interrompere gli listelli di abete e dare anche un po' di particolarità alla nostra tavola. Sono davvero soddisfatto di come è venuta la nostra spianatoia. Secondo me il risultato è davvero molto bello. È molto particolare, è differente dalle altre che ho visto in giro. L'abbiamo personalizzata e stiamo anche pensando di un domani magari di poterla anche vendere come oggetto creato dal nostro laboratorio The Micro Lab. Bene ragazzi, io con questo vi saluto, vi do un grande abbraccio. Se non l'avete ancora fatto, come sempre, iscrivetevi al mio canale, mettetemi un bel like se vi è piaciuto il video e poi se avete delle domande da farmi, come sempre, scrivetemele qui sotto nei commenti. Io vi do un grande abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao amici!
Prima di iniziare a piallare l'eccedenza che è rimasta dalla nostra bordatura, mi porto a misura tutti quanti i pezzi con la troncatrice. Con la CNC abbiamo eseguito anche un paio di lavorazioni. La prima è stata quella proprio di fare lo scasso per poter inserire questi inserti. Il secondo, personalizzare la nostra spianatoia. Thank you.
Come finitura ero molto indeciso, perché comunque volevo che fosse qualcosa food safe, quindi comunque che andasse bene anche per gli alimenti. La scelta, dopo alcune ricerche che ho fatto, è ricaduta sull'olio di vasellina, comprato in farmacia, e va bene proprio per questo tipo di lavori, proprio per le tavole, i taglieri, le spianatoie, e quindi abbiamo deciso di impregnarla con quest'olio.